Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi vi racconto come ho risolto il mio problema delle ragadi, perciò se può essere utile anche a voi, proseguite pure nella visione del video. Ciao! Se non ve l'ho ancora spiegato, ve lo spiego anche in questo video. Io ho sofferto di ragadi al seno fino ad arrivare al sanguinamento, perciò sono qui per cercare di aiutare tutte le mamme che si trovano in questa situazione. So che cosa vuol dire, so il dolore lancinante incredibile che si prova in questa situazione, ma so anche che si può rimediare, che si può uscire da questa situazione. Quindi provate a vedere se i miei consigli possono esservi utili. Allora, che cosa sono le ragadi, quanto sono dolorose e come prevenirle? L'ho spiegato in un precedente video di cui vi metto il link qui sopra o qui sopra. Adesso passiamo a cosa ho fatto per risolvere. Innanzitutto ricordatevi sempre di correggere l'attacco, quindi ogni volta che attaccate il vostro bebè e che inesorabilmente sentirete dolore perché se la ragada è in atto lo sentirete, però cercate di capire se l'attacco è quello giusto. Questa è proprio la prima regola in assoluto per far passare poi la vostra ragade, perché se il bimbo continuerà a poppare nel modo sbagliato, voi non risolverete mai il problema, cioè continuerete ad avere sempre questo sfregamento del capezzolo nella parte dura del palato della bocca del vostro bimbo e quindi non riuscite a risolvere il vostro problema. Ogni volta che non c'è l'attacco giusto, vi ricordo che potete staccare il vostro bebè mettendo un mignolino nella parte laterale della bocca del bimbo, staccate e riprovate, riattaccatelo. Per aprire bene la bocca del bebè quando si sta attaccando, qualora questo fosse uno dei problemi, potete fare una lieve pressione qui nel punto tra la bocca e il mento. Una lieve pressione che aiuterà il bimbo a capire che deve bene aprire la bocca. Altra raccomandazione, molto semplicemente ricordatevi di mantenervi idratate sia con l'uso di oli come può essere l'olio di mandorle puro al 100%, ma anche bevendo. Io mi ricordo che quando allattavo all'inizio, perché ora io continuo ad allattare la mia bimba a 1 anno e 3 mesi appena compiuti, ma all'inizio mi ricordo proprio che mi veniva un'arsura incredibile ogni volta che attaccavo la bimba al seno. Solo ogni volta che l'attaccavo, magari poco prima non avevo assolutamente sete, non appena iniziavo a poppare avevo un'arsura incredibile. Quindi ricordatevi sempre di tenere a facile presa dell'acqua, delle tisane, perché dovete assolutamente idratarvi, perché ne risentirà anche la vostra pelle, ovviamente. Passando in concreto proprio alla cosa materiale che veramente mi ha aiutato alla fine, diciamo che io ho provato tutte le creme naturali possibili che trovavo sul mercato. Cioè, ne ho provate diverse. Cercavo di mettere queste creme sul capezzolo con la ragade, che poi ce l'avevo in entrambi i seni, però in uno dei due le ragadi erano di più e molto più profonde. Io ero arrivata ad avere proprio il sangue, mi usciva il sangue e appunto, come ho già spiegato, ero arrivata proprio quasi al limite delle mie forze di sopportazione, cioè volevo smettere di allattare. E perciò, insomma, per cercare di risolvere, ho provato una serie di creme specifiche, c'era scritto appunto per le ragadi, che però in realtà non riuscivano a risolvere il problema, probabilmente perché la mia bimba comunque continuava a poppare nel modo sbagliato. A un certo punto ho deciso di usare una crema molto più probabilmente aggressiva, tra virgolette, cioè nel senso una crema che io uso ogni volta che ho dei tagli, mi faccio dei tagli o insomma che devo cicatrizzare una parte, e nel foglio illustrativo avevo letto che erano indicate anche per le ragadi, però non ero, cioè ho cercato di usarla come ultima opzione. Perché non mi andava che la mia bimba, dovendo poi ciucciare ovviamente, prendesse anche una minima parte di questa crema, però ero veramente disperata e più
piuttosto che smettere di allattare, che quindi non dare più la possibilità alla mia bimba di prendere il mio latte, ho comunque optato per questa soluzione. Ho chiamato la mia ginecologa e ho chiesto se potevo usare questa crema. Nello specifico, questa qui è il Trofodermin, si chiama, che è una crema cicatrizzante. Mi ha dato conferma che avrei potuto usarla e quindi cosa ho fatto? E qui viene un altro suggerimento, insomma, che darei, che è quello di comprare un tiralatte. Perché che cosa ho fatto? Praticamente io ho smesso di allattare la mia bimba nel seno con la raga de più pronunciata, più dolente, e insomma l'allattavo dall'altro seno. Dal seno con la raga de più pronunciata mettevo questa crema Trofodermin cicatrizzante sul capezzolo. Dopodiché, una volta che aveva agito, andavo a sciacquare la parte e mi tiravo il latte col tiralatte per poterlo poi dare alla mia bimba, di modo che dessi la possibilità al capezzolo di riprendersi, perché col tiralatte non avevo lo stesso dolore che provavo quando si attaccava alla mia bimba, diciamo rimane più delicato. E quindi per diciamo tutto questo io l'ho dovuto fare per una buona settimana. In una settimana questa crema è riuscita a cicatrizzare tutte le mie ferite, ma non ricordo croste, si è semplicemente proprio chiusa in qualche modo questa ragade. Una volta che io ho risolto le ragadi nel seno, che quindi si erano totalmente cicatrizzate, non appena io sono andata a riattaccare la mia bimba, la verità è che si sono riaperte. Non tutte, non del tutto, quantomeno, ecco, quantomeno non avevo più il sangue, insomma, sono riuscite, però in forma più lieve. Quindi a questo punto, siccome erano più piccoline, sono riuscita a seguire le altre istruzioni che vengono date per risolvere sempre le ragadi, ossia, una volta finita la poppata, lasciavo un po' di latte sul capezzolo, cioè massaggiavo proprio il capezzolo con un po' di latte e lo lasciavo asciugare all'aria aperta, perché così viene consigliato quando si hanno le ragadi, di lasciare il capezzolo all'aria aperta, soprattutto lasciando del latte sopra, quantomeno di non andare a sciacquare per esempio la zona con l'acqua, perché l'acqua tende poi a seccare il capezzolo e quindi diventa un circolo vizioso che invece deve rimanere ben idratato, e invece di massaggiare il capezzolo con il proprio latte, perché è un antisettico naturale, e di una volta asciugato andare a posizionare le coppette d'argento sopra il capezzolo. Ve le faccio vedere. Io avevo queste qui. Sono tutte uguali comunque. Poi dopo sotto nell'info box mi metto un link dove potete comprarle. Ma le mie, queste qui sono, io le avevo prese in un negozio all'epoca che ancora non compravo online. Depo Pharma è la marca di queste qui, ma ne ho trovate online un'altra marca e sono tutte uguali perché sono tutte coppette d'argento puro, che costa circa almeno 10 euro in meno rispetto a quelle che avevo pagato io, quindi ve le metto sotto. Le coppette d'argento sono un antisettico naturale, quindi sia il latte materno ha una funzione antisettica che le coppette d'argento stesso, che tengono sterilizzata tutta la parte del capezzolo. Quindi il vostro capezzolo, quando avete le coppette d'argento, è sempre riparato. Infatti io le consiglio assolutamente anche a chi non ha le ragadi, cioè a prescindere dalle ragadi, perché proteggono il vostro capezzolo da qualsiasi oltre allora nella fase iniziale questi capezzoli sono super sensibili, no? E quindi oltre a non provocarvi fastidi nello sfregamento, magari con il reggiseno, con le magliette, vi proteggono il capezzolo anche per una questione proprio igienica, molto meglio di quelle coppette che si usano per non bagnare le magliette. Io ecco, proteggevo i capezzoli sempre con queste coppette d'argento che per me sono state miracolose. Vi dico che non sono economiche, assolutamente costicchiano un pochino. Io le avevo pagate 40 euro. Però è una spesa che vale la pena fare anche perché le sfruttate per tutto il periodo dell'allattamento, che vi auguro che sia almeno insomma per il primo anno di vita del bimbo. Un altro suggerimento è, qualora foste abituate a dare al bimbo entrambi i seni, io per esempio nel mio caso davo sempre solo un seno alla volta perché vedevo proprio che la mia bimba si saziava. Si può optare per entrambe le modalità.
Se appunto dicevo siete abituati a dare entrambi i seni, cercate di iniziare dal seno meno dolente, cioè quello o con senza ragadi o con meno ragadi, ecco, perché all'inizio della poppata il bimbo innanzitutto è più vorace nel volere il seno, quindi andrà insomma sul seno con più voracità. E poi perché una volta attaccato in un seno il vostro bimbo, il flusso di latte sarà già avviato e quindi sarà già avviato anche per l'altro seno. Sapete che quando sono attaccati da un lato l'altro seno si prepara già comunque alla produzione di latte, per cui sarà facilitato, cioè il bimbo non dovrà succhiare così forte come lo fa all'inizio. Perciò ecco, iniziate dal seno che ha meno ragadi o che insomma non ne ha. Un'altra cosa che raccomando vivamente è di cambiare le posizioni. Cambiate varie posizioni quando allattate se avete delle ragadi, perché questo fa in modo che il bimbo non si attacchi sempre nello stesso punto sul vostro seno, sul vostro capezzolo, perché essendo in una posizione differente, anche la bocca sarà posizionata diversamente e questo allevia un pochettino, la pressione costante sullo stesso punto. Vi ricordo che ci sono varie posizioni per poter allattare, vengono bene descritte per esempio in un PDF che io avevo preso gratuitamente della Lega del Latte, la Lecce Leghe, che vi metto giù sotto nell'info box, e che descrivono appunto che si può allattare nella classica posizione da seduta tenendo il vostro bimbo tra le braccia davanti oppure aiutandovi con il cuscino d'allattamento, oppure per esempio esiste la posizione a rugby, quindi con il bambino che si trova con i piedini alle nostre spalle e il visino qui sul davanti, quindi in questa posizione qui, insomma ci sarà la testa del bimbo, il corpo segue dietro di noi, questa è la posizione rugby. Un'altra posizione, per esempio, è quella da sdraiati. Insomma, mamme, non abbiate paura a cambiare la posizione dell'allattamento. Per me, per esempio, all'inizio era difficilissimo cambiare la posizione una volta che ero riuscita ad avviare un pochettino questo allattamento. Ero terrorizzata dal non riuscire, insomma, ad allattare in altre posizioni e poi non è stato assolutamente così. Anzi, per esempio, io mi sono trovata benissimo con l'allattamento da sdraiata. Una cosa per esempio che suggeriscono per aiutare il bimbo a fare il giusto attacco, perché poi alla fine di questo si tratta, cioè le ragadi, come vi spiegavo, vengono se non c'è il giusto attacco, altrimenti se l'attacco è corretto non si pone proprio il problema. E per aiutare appunto il bimbo ad assumere questo, a fare questo giusto attacco, la posizione migliore dovrebbe essere quella che si chiama semi-reclinata, ossia voi non siete né del tutto sdraiate né del tutto dritte sedute sulla sedia, ma siete a metà strada, ben appoggiate, comode, comunque sia vi dovete mettere sempre in una posizione comoda, di modo che il vostro bimbo è appoggiato su di voi con la pancia, diciamo pancia a pancia, e inizia a poppare attaccandosi al vostro seno in questa posizione qui. Quindi rilassate voi e rilassate anche lui in questo modo. Questa è una delle posizioni che dicono che aiuti il bimbo a trovare il giusto attacco sul vostro seno. Una cosa anche importante da dire è che se vedete che non riuscite comunque a risolvere il vostro problema, fate assolutamente riferimento a delle figure esperte, ce ne sono, ci danno la possibilità di avere queste figure gratuitamente nelle ASL, per esempio, di quartiere o negli ospedali o nei consultori, o per esempio ci sono anche queste associazioni come la Lega del Latte, la Lecce Leghe, che nomino sempre perché mi è sembrata sempre molto ferrata ed è riconosciuta dal Ministero della Salute, che sono lì per aiutare. Sono lì per aiutare le mamme che hanno difficoltà nell'allattamento, perciò sono altre donne con esperienza che possono aiutarci a capire come fare. A conclusione di questo video voglio assolutamente dirvi che
resistete un po' di più, cercate di attuare tutti questi suggerimenti che almeno vi ho dato io, o altrimenti, come vi ripeto, fatevi aiutare, ma non demordete, perché ci sono validissimi motivi per cui l'allattamento al seno è di enorme beneficio per il vostro bebè. Perciò assolutamente non demordete, e sappiate che io adesso mi trovo ad avere la mia bimba che ha 1 anno e 3 mesi e ancora sto allattando. Adesso vedremo quando deciderò di smettere, insomma, non lo so, per adesso insomma continuo ad allattare. E vi voglio rassicurare sul fatto che io, che sono uscita da un problema di ragadi con proprio un vero e proprio sanguinamento, a oggi mi ritrovo che allattare è un piacere. Cioè io assolutamente non sento alcun tipo di dolore, anche il seno con l'andar del tempo tende a non essere più così gonfio e dolente come all'inizio, ma piano piano ritorna alla normalità, e allattare diventa solo un piacere, solo un grandissimo piacere. Perciò vorrei che questo video facesse passare un messaggio di rassicurazione per le mamme che si trovano in difficoltà in questo momento. Tenete duro, siate coraggiose, fatevi forza, fatevi aiutare se c'è bisogno, e aspettate l'arrivo di un allattamento felice e sereno, perché c'è la possibilità di averlo. Vi mando un abbraccio, sono con voi, perciò ci si vede al prossimo video. Ciao!